Benvenuti in questo nuovissimo video dell'Opstars Team. Seconda giornata di questo torneo, ragazzi. Siamo qui al Circolo Tennis Italia, dove andremo a scontrarci contro gli ultimi avversari per passare ed arrivare primi nel girone. Faccio entrare il mister. Oggi siamo un po' rivisitati perché mancano un po' di elementi dell'Opstars Team, però c'è un esordio importante. Sì. Alla numero 5 e si chiama John. Non è John. Si è visto passare, ovviamente avete già letto dal titolo. Giocatore molto talentuoso, chiaramente possiamo dire ormai il nome, è Gabri. Però adesso, ragazzi, secondo me è tempo di andare in campo. Più che altro preserviamolo per le finali, che è meglio, dai. E siamo qui con Luca Cogliermella. Luca, che ruolo giochi? Attaccante. Fai un'esultanza di quando fai gol? Sì. Semplice ma efficace, ok. Ti reputi uno dei più forti della squadra? No, siamo tutti forti. Ok, è modesto, va bene, va bene. Grazie Luca, allora ci vediamo tra poco che lo vedremo giocare. E siamo qui con Giacomo Zannoni. Giacomo, che ruolo sei? Beh, variati, il centrale, l'esterno, l'attaccante. No, però faccio il centrale, dai, diciamo che nel calcetto qua facciamo il centrale. Ok, e la tua esultanza, perché un po' l'abbiamo vista l'altra volta, è molto strana. L'esultanza è una sorta di amo che prende il pesce. Bene, che poi spiegherò in finale, se arriviamo in finale vinciamo magari. Chissà oggi come andrete. Certo. Ti faccio l'ultima domanda, perché quei baffi? Esperimento che non è piaciuto alla maggior parte delle persone. A nessuno. In famiglia, infatti, sto mangiando fuori in giardino da solo. No. La mia famiglia non mi accetta più. Prometto, okay, che adesso che siamo passati, siamo qualificati. Va bene, allora, per la finale spiegherà il gesto e si leverà i baffi. Promesso, promesso. Grazie, promesso. Zanno. Un saluto, ciao. Nome: Luca Calvino. Ruolo: terzino. Dove hai giocato? Bologna e ora in Serie D. Esultanza? Di Ronaldo, ok. E qual è la tua posizione preferita? Quinto d'attacco, va bene, grazie Luca. Ottimo, le interviste sono terminate, quindi ora godetevi la partita. Ciao. E benvenuti a tutti quindi a questo nuovo incontro degli Opstars. Nuovo match con alcune rivoluzioni dal punto di vista del team. Ci sono volti nuovi in questa partita. Un nuovo Capitan Pechini. Questa sfida che verrà contro appunto gli Opstars, contro i rivali di oggi. Vedremo se il gruppo e la squadra di Opsam riuscirà a portare a casa un'altra vittoria. Vai Gnabry. E siamo dunque partiti. Possesso palla agli avversari degli Opstars, che subito provano a impostare sull'out di destra. Cercato il filtrante, buonissima la chiusura da parte del presidente. Retropassaggio poi per Simone Pechini. Riparte da dietro. Numero 20. Dentro per Cogliermella, che cerca il gioco di suola. Spalla alla porta. Bella la giocata da pivot. Infatti si conquista un ottimo fallo. Calcio di punizione. Attenzione, parte Samuel, la respinta della difesa e poi Cogliermella ha provato il tap-in, bravissima la difesa, la retroguarda degli avversari. Risultato ancora sullo 0-0, siamo al nono minuto. Cogliermella che imposta per il tiro del numero 20, la paratissima del portiere. Occasione ancora per gli Opstars, che qui però cercano di ripiegare. Gnabry in fase difensiva cerca di contenere. Buona la chiusura, calcio d'angolo. Parte il cross sul secondo palo, la torre! E ancora chiusura da parte del nostro numero 20. Zanno, attenzione. Presidente per Samuel. Samuel che allarga il gioco su Gnabry, numero 5. Ancora il passaggio per Cogliermella! Le wow gol di Luca Cogliermella. Rivediamo il replay. Bellissimo l'assist di Gnabry. Salta l'uomo e il tiro a giro col mancino. Ormai un must di Luca Cogliermella. 1-0. Si riparte con gli avversari che cercano di trovare il pareggio. Qui abbiamo visto anche Pedro, nuovo acquisto.
degli off stars. Poi parte il calcio d'angolo, il tiro direttamente in porta, molto pericoloso, ma pallone sul fondo. Ormella, Pedro, dentro per Gnabry, ottima la giocata e la rete, la giocatona di Gnabry, spalle alla porta, pivot perfetto con il tacco, meraviglioso, e la rete del numero 7, pazzesco gol, grandissimo Gnabry. 2-0 quindi risultato, qui ci prova da fuori gli avversari, pallone che si perde sul fondo. Rimessa laterale dentro per la sponda tentata, recupera palla, ancora Gnabry da prima punta, bravissimo, poi ancora per il numero 20, Zanno, la rete! Ancora il lavoro fantastico da parte di Gnabry, da pivot, veramente clamoroso! E la rete, poi esultanza! Il nostro difensore che fa il grande, sì, gesto. Raga, potevate dirlo che il problema ero io, eh. Sì, no, ragazzi, prevedo neve. Fuori Sam, la squadra va a gonfio vele. Potevate dirlo che il problema ero io. Io e Goglia eravamo, Esatto. Dai, però Goglia ha fatto gol, eh. Goglia ha fatto gol, attenzione. Avevano detto Sam non doveva giocare, ha giocato, è stato tolto, la squadra sta andando bene. Sam. Mister, che cosa succede? No, non lo metto più. In realtà è perché Sam adesso sta consigliando i giocatori. È per quello. Ah, ora dai le istruzioni. Sì, dai. Simpatico si parete sul 3-0 dalla panchina con Guiornella, con Andrea, vero. Con Guiornella e Off Samuel. Bella sparietta. 3-0. L'arbitro fa scalare la fine del primo tempo. Risultato rotondo già. Bravo John, ragazzi. Grande John. Eccolo, la rivelazione del torneo, signori. Mamma mia, che giocatore, eh? Esordio importante nell'All-Star Team, signori. L'assist, direi, stando al peggio. Sbagliato molto, però ha fatto anche molto bene, quindi 50-50. No, però due assist veramente assurdi, ragazzi. Il panico. Un assist che vale tra l'altro un gol, perché il gol l'ha fatto lui con quell'assist. Come te lo sei inventato? Ha visto l'inserimento di Luca, ha detto dai, facciamo di fare un gol, e l'ha fatto. E per fortuna che ha rifinito poi bene, quindi bene. Mister, dai, dacci un po' di nozioni. Allora, secondo me state giocando davvero davvero bene, considerando che le energie un po' mancano, dato che abbiamo giocato una partita non molto tempo fa. Soprattutto Sam ne risenti, si vede, lasciamoti stare. Però sono molto contento di quello che state facendo. Zanna è una tranquillità assoluta, Peco sei una garanzia, tutti gli altri state andando da Dio. Quindi Zanno bomber, quindi va bene così. Basta giocare con tranquillità, serenità, perché state sbagliando pochissimo e continuerete a sbagliare pochissimo se giocate come sapete. Cheat. Bene, siamo dunque ripartiti con il secondo tempo. Cercheranno gli avversari subito provare a recuperare, bravissimo Simone Pechini, però ancora gli off stars con il cross dentro, attenzione il pallone per Gnabry che è di testa, non riesce a trovare il gol, ancora Gnabry, giocatona, poi perde palla, ottimo comunque l'impatto di Gnabry, bravissimo qua Pedro che recupera il pallone in mezzo al campo, pulito, attenzione qua un tentativo da parte degli avversari, calcio d'angolo, pallone corto, attenzione l'intervento di Pedro, qui c'è calcio di rigore, intervento leggermente in ritardo di Pedro, vediamo se Simone Pechini diventa eroe e mette anche lui la sua firma sul match, non la mette perché il pallone finisce in rete, 3-1. Vediamo il replay, il pallone che passa sotto il braccio destro di Simone Pechini. Però il risultato è ancora a favore degli off stars, il lancio lungo verso il preso, attenzione, stop al pallone, dentro per Gnabry ancora da pivot, ottima la giocata per il numero 11, il tiro e la paratona del portiere, super positivo anche il portiere degli avversari, nonostante i tre gol presi, qui imposta molto bene per il numero 4. Dietro ancora in posta il numero 5 con il numero 4 sul fondo, il pallone dentro, il tiro un po' masticato a parte il numero 6. Siamo al 15esimo minuto, ancora gli off stars in avanti per 3-1, qui recuperano palla, attenzione con Goyormella, se non erro è proprio lui che
posizione, qua l'arbitro con un leggero ritardo fischia un fallo, bravissimo Goyo, che secondo me andrà anche a battere la punizione, se lo conosco e lo conosco bene! Non è che si perde sul fondo di pochissimo. Quel mancino Ghermella può veramente fare qualsiasi cosa. Difatti il risultato è sul 3-1. Proprio Ghermella ha aperto le marcature con un Eurogol. Qui gli avversari con il numero 6 in mezzo al campo. Numero 8, il pallone per il numero 4 che prova il tiro da fuori. Pallone che però si perde ampiamente sul fondo. Pechini controlla. Ancora Gnabry, sicuramente uno dei migliori dei suoi. Qui ancora il fallo su Ghermella che sposta veramente il pallone con una semplicità disarmante. Attenzione, prova lo schema, dentro per Ghermella c'è Gnabry, il tiro al palo! Attenzione, ancora Gnabry, poi parte un altro tiro. Presa, rimessa laterale, dentro per il colpo in testa di Ghermella, Gnabry! Gnabry! E finalmente si sblocca! L'MVP indiscusso del match! Colpo di testa di Ghermella, parata e poi Gnabry in tapin al volo. Un gol di pregevole fattura, veramente bravissimo. E insomma, anche lui fa sentire un po' la stanchezza, giustamente viene sostituito. Oggi Samuel poco presente, qui la grande parata di Simone Pechini, bravissimo. Ormai siamo agli sgoccioli, mancano pochi secondi al termine del match. Penso che con questa azione l'arbitro probabilmente fischierà, forse c'è l'ultima opportunità, il passaggio all'indietro verso Samuel, che ha fatto poco o niente, ma quanto basta per vincere questa sfida 4-1 Off Stars. E anche oggi gli Off Stars team perdono domani! Bravi tutti! Oggi un po' rattoppati con una nuova star che ha fatto il devasto! John Sims! Freccia rossa! Mi ha chiamato perché ne mancava uno. No, non è vero! No, non è vero! E Luca lo sa? Perché? Perché oggi eravamo in 9. E quindi complimentari Gabri! Il VIP della serata. Quanti gol ha fatto Gabri? Un gol, due assist. Un gol, due assist, però membro portante della squadra Zannoni, signori. Zain. Dai, faccio l'esultanza, sì. Ora ragazzi siamo passati come miglior prima e adesso ci saranno due gironi da 4, passeranno le prime due, dopo ci saranno le semifinali e le finali. E le finali. Mister, cosa ci vuoi dire? Io voglio dire che siete stati bravissimi, l'acquisto di Gabri è stato fondamentale perché aveva fatto il devasto, ha fatto quello che voleva, tra cui un gol, e l'ascesa in campo del presidente che ha fatto capire chi comanda ha dato i suoi frutti. Man of the match di sta partita, ovviamente non poteva che non essere. Ecco! Grazie. Però ci chiamiamo gli Off Stars Team perché quest'oggi abbiamo chiamato un'altra stella, ex stella dell'MSP, popolo! Popolo! E anche i membri più forti del Maranza Team, signore! Pedro e Leopoldi! Eccolo! Abbiamo portato la Maranza Team anche a Bologna! Anche a Bologna! Bene signori, direi che si sono conclusi le fasi gironi di questo splendido torneo. Andremo ad affrontare i migliori del torneo, quindi sarà bello da seguire. Mi raccomando, lasciate un commento, lasciate like e iscrivetevi al canale, perché se arriviamo a 500.000 iscritti sempre paga la cena! E allora signori, dal Circolo Tennis Italia è tutto. Ci vediamo nelle fasi finali al prossimo video. Let's go! Forza Off Star Team! No!